La città di Fano fiorisce anche quest'anno, trasformandosi in un vero e proprio paradiso terrestre tra colori e profumi. Ma come si svolge questo evento? Sì, la Festa dei Fiori è una manifestazione importante che abbiamo voluto mantenere, nonostante non abbiamo trovato fondi a bilancio, in poco tempo siamo riusciti a metterla in piedi e devo dire grazie a tutto il settore commercio, quindi all'assessore Santorelli, ma anche a tutte le attività economiche che siamo riusciti a coinvolgere e che comunque danno lustro alla nostra città e alla nostra comunità. E devo dire che tante persone hanno riscoperto la passione, me compreso, per le piante, per quindi tutta la parte botanica, nei propri giardini, nelle proprie case, e c'è veramente tanto movimento intorno a questo settore, quindi un settore che va valorizzato, che va aiutato anche per le tante difficoltà economiche che ha a tenersi in piedi e che quindi come amministrazione comunale abbiamo voluto continuare a sostenere con la Festa dei Fiori. Ci sono già anche delle prossime, diciamo, iniziative per i prossimi anni? Beh, assolutamente sì, dal prossimo anno vorremmo far crescere questa manifestazione, il luogo è sicuramente bellissimo, ma avremo modo di farla ingrandire anche coinvolgendo ad esempio le associazioni oppure le realtà scolastiche, quindi i bambini e le bambine. Abbiamo messo alcuni attrattori per bambini, visto che siamo la città dei bambini e delle bambine, ma dovremo fare molto di più, quindi dal prossimo anno sicuramente ci sarà un impegno, vento permettendo, direi che stiamo prendendo il volo. Ma quest'anno, per esempio, per chi volesse far partecipare anche i più piccoli, come possono accedere alle iniziative? Beh, i bambini possono sicuramente partecipare, ci sono delle attrazioni, ma anche il coinvolgimento con Arifan Animation, quindi oltre al tavolo economico che ha coordinato tutta la parte, no, delle aziende, ringrazio anche chi collabora per far sì che questa manifestazione venga conosciuta, comunicata adeguatamente e anche valorizzata, quindi con il coinvolgimento di tutte le parti sociali. La manifestazione fino a che giorno avrà durata e quanti sono gli stand che hanno partecipato? Allora, la festa è aperta e gli stand sono aperti fino a domenica sera e sono circa 20 i partecipanti, le aziende partecipanti, quindi forse qualcosina di più, che sono quelle di Fano e anche del territorio limitrofo. Ma con la Fano dei Fiori qual è il messaggio che vogliamo dare a tutti i cittadini? Il messaggio di una città colorata, di una città allegra, di una città attenta appunto a questo settore, alla natura e anche a poter condividere uno spazio così bello, anche ristrutturato, che è quello dell'Arepincio, facendolo vivere appunto concretamente con queste iniziative.